che è in corso lo sgombero di un'area di Viale Pretoriano nei pressi della stazione Termini, luogo di stanziamento di molti senza fissa dimora. In diretta a seguire le operazioni c'è Elisa Aldossi, a te. Sì, le operazioni si sono di fatto concluse da pochissimo. Alle mie spalle, vedete, i carabinieri, c'erano anche la polizia, c'era anche la polizia locale. Di che sgombero parliamo? Parliamo di uno sgombero che era stato concordato con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, o meglio, dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con i servizi sociali del Comune. Vi mostriamo l'area, lo vedete, qui c'erano una trentina di tende, e vedete che erano stati anche accesi dei fuochi. Siamo a ridosso delle mura aureliane, siamo non lontani appunto dalla stazione Termini. Poco più in là sul muro, vedete, ci sono anche delle scritte in arabo e a lato vediamo poi anche c'era un pallone. Di chi parliamo? Dicevamo una trentina alle tende, persone che si trovavano verosimilmente a dormire prima in un sottopasso che è stato murato lo scorso autunno, un sottopasso che collega i binari alla zona di San Giovanni, o persone che invece stazionavano in maniera un po' simile, sempre con delle tende, nella zona della stazione Tiburtina. Abbiamo provato a chiedere anche alle associazioni, ai volontari che seguono il Senza Tetto nella città, e ci hanno detto che si tratta di persone che erano uscite dai circuiti di accoglienza o che verosimilmente avevano terminato il percorso e non avevano trovato poi una propria strada in qualche modo. E, quindi appunto rifugiati che ora verranno ospitati a quanto pare o questa è la disponibilità che verrà data in un tendone al testaccio. Questo perché? Perché gli ostelli sono pieni e sono migliaia senza tetto nel comune di Roma. L'ultimo censimento, datato 2015, parla di almeno 8.000 persone. A te.